Prima di tutto ce li hai i requisiti? Ce l'hai un occhio di vetro? Denti finti o una gruccia? Un tirante o un uncino? Seni di gomma, inguine di gomma? Rattoppia qualcosa che manca? Ah? No. E allora che mai possiamo darti? Smetti di piangere, apri la mano. Vuota? Vuota. Ma ecco una mano che la riempie, disposta a porgere tazze di tè e sgominare emicrani e a fare ogni cosa che gli dirai. La vorresti sposare? È garantita. Ti tapperà gli occhi alla fine della vita e del dolore. Con quel sale ci rinnoviamo le scorte. Vedo che sei nuda come un verme. Che te ne pare di questo vestito? Un po' rigido e nero, ma niente male. Lo vorresti sposare? È impermeabile, infrantumabile, abile contro il fuoco, imbombardabile. Credi a me, ti ci farai sotterrare. E adesso, scusa, hai vuota la testa. Ho la cosa che fa per te. Su, su, carina, esci fuori dal guscio. Ecco, ti piace questa? Nuda per cominciare come una pagina bianca, ma in 25 anni d'argento, d'oro in 50 potrà diventare una bambola viva sotto ogni aspetto. Sa cucire, sa cucinare, sa parlare, 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 e funziona. Non ha una magagna. Qua c'è un buco che è una manna, qua un occhio, una vera visione. Ragazzo mio, è l'ultima occasione. La vorresti sposare, sposare, sposare. Povera Plath, troppo alta per le miserie della terra. Meglio certamente la morte. Un forno crematorio alle continue bruciature del vento. Meglio, Silvia, l'avveniristica impresa di una donna che voleva essere donna, che è stata scalpitata da un uomo femmina. Dolcissimi amanti senza che essi sapessero mai nulla. E su questi intessei tele di ragno e fui preda della mia stessa materia. In me l'anima c'era della meretrice, della santa, della sanguinaria e dell'ipocrita. Molti diedero al mio modo di vivere un nome e fui soltanto una isterica. Il manicomio è una grande cassa di risonanza e il delirio diventa eco, l'anonimità misura. Il manicomio è il Monte Sinai, maledetto, su cui tu ricevi le tavole di una legge agli uomini sconosciuta. Pensiero. Io non ho più parole. Ma cosa sei tu in sostanza? Qualcosa che lacrima a volte e a volte dà luce. Pensiero, dove hai le radici? Nella mia anima folle o nel mio grembo distrutto? Sei così ardito, vorace, consumi ogni distanza. Dimmi che io mi ritorca come ha già fatto Orfeo guardando la sua Euridice, e così possa perderti nell'antro della follia.
la Biblioteca Civica di Vimercate, in collaborazione con Realtà Deborah Mancini, ha presentato un estratto da Libertà Minata, spettacolo musicale non violento, con Deborah Mancini e Daniele Longo.